Ma quali sono le auto più capienti in vendita in questo momento? Nel video di oggi andremo a dividere tutti i modelli in base al loro segmento e vedere quali sono i più capienti. Eh sì, perché molto spesso le auto con gli spazi interni più capienti e con il bagagliaio più grande sono anche le auto più vendute. Ovviamente non se parliamo di auto sportive, ma se parliamo di utilitarie, di crossover e SUV, questo è uno dei punti di riferimento. E sicuramente se ci pensiamo tutti noi siamo invogliati ad acquistare una macchina più capiente. Se dobbiamo fare una gita fuori porta, andare in vacanza, è importante avere tanto spazio, sia per le persone a bordo che hanno più spazio e quindi più comfort, ma anche per avere più valigie da trasportare. Pensiamo anche banalmente se si deve fare un piccolo trasferimento da una parte all'altra, è importante avere un'auto spaziosa. Non tanto per chi vuole acquistare un'auto sportiva, ma nella vita di tutti i giorni avere più spazio è sicuramente una gran comodità. E con l'aumentare dei prezzi è normale che si voglia magari un'auto anche di piccole dimensioni, però che svolga la funzione di auto di famiglia, e quindi è fondamentale che sia utile e spaziosa. E se andiamo a vedere anche le vendite nel primo semestre del 2023 in Europa, si scopre che le auto che hanno maggior successo nei propri segmenti sono quelle più spaziose. E nel video di oggi andiamo a approfondirle nei vari segmenti di mercato, dalle utilitarie ai SUV alle macchine familiari, e alla fine andremo a vedere anche l'auto più spaziosa di tutte, e secondo me vi sorprenderà, quindi guardate il video fino alla fine per scoprirla. Però magari la conoscete già, scrivetemela nei commenti se sapete già qual è l'auto più spaziosa in assoluto, ovviamente tra le vetture in vendita in Italia. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Vi ringrazio davvero tanto il supporto, senza di voi questo progetto non potrebbe continuare, e ringrazio specialmente tutti coloro che hanno attivato le notifiche. Davvero è un piccolo gesto ma fa la differenza, così venite sempre avvisati quando pubblico un nuovo contenuto. Detto questo, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Rastro Drives, e ora iniziamo subito con il video, ma prima sigla. Iniziamo con il segmento A, ovvero le city car, che sono le auto più piccole con una lunghezza di 3,6 metri, e in questo segmento rientrano anche la Fiat Panda e la Fiat 500, che però nella loro fascia non riescono ad eccellere. Infatti la Fiat Panda, nonostante sia considerata una delle vetture più utili e pratiche nella sua fascia, ha un bagagliaio che arriva appena a 225 litri, mentre concorrenti come la Hyundai i10, la Volkswagen Up, la Kia Picanto e la Toyota Aygo X hanno dei bagagliai più capienti, che superano i 250 litri. Mentre se parliamo della Fiat 500, che nel suo segmento è l'ottava vettura come numero di vendite in Europa, piace sì per il suo look retro, ma ha un bagagliaio di appena 185 litri. Insomma, non è l'auto più comoda per fare un viaggio. Mentre la Fiat Panda si ferma al 23° posto come vetture in vendita in Europa. Insomma, le due auto di Fiat non hanno tra i punti forti lo spazio all'interno della sua vettura. Ci sono auto concorrenti che le battono. Ora passiamo al segmento B, ovvero le utilitarie, che sono lunghe circa 4 metri. E attenzione che in questo segmento è fondamentale avere una macchina spaziosa, ma al tempo stesso non troppo voluminosa, perché deve comunque rimanere un'utilitaria. E in questa fascia la Dacia Sandero si esalta, compensata una lunghezza complessiva di 4,08 metri, ma uno spazio nel bagagliaio di 410 litri. Infatti anche nelle vendite in Europa si classifica al secondo posto nel suo segmento. Tra le vetture più spaziose in questo segmento seguono due istituzioni come la Renault Clio e la Volkswagen Polo, la prima con un bagagliaio di 391 litri, la seconda di 351. Passiamo al segmento B SUV, ovvero i SUV compatti, e le tre vetture più spaziose in questo segmento sono al primo posto la Dacia Duster, che è molto compatta ma rientra nei SUV compatti di questo segmento B, una lunghezza di 4,34 metri e uno spazio nel bagagliaio di 478 litri. Al secondo posto abbiamo la Ford Puma con 456 litri, e al terzo posto abbiamo la Volkswagen T-Roc con 445 litri. Tra l'altro quest'ultima è al terzo posto come numero di vendite nel suo segmento. Infatti la T-Roc è un'auto molto apprezzata da un consumatore medio. Anch'io, se dovessi acquistare un'auto sul mercato ad oggi, considererei la T-Roc. Come qualità, prezzo è ottima, e in più una buona auto per fare una gita fuori porta. Diciamo che c'è tutto lo spazio di cui hai bisogno per fare un viaggio e essere molto comodo, sia come valigie sia
sia come numero di passeggeri. Nel segmento C, tra le berline compatte, si esalta la Volkswagen Golf. Posizioni vendita in Europa è al 9° posto, con 381 litri nel bagagliaio. Seguono la Audi A3 con 380 litri e la Toyota Corolla con 361 litri. C'è da dire che questo segmento C non è tra i più venduti in Europa. Passiamo al segmento C SUV, dove vediamo la Volkswagen Tiguan tra le più vendute, che tra l'altro è stata annunciata anche la nuova versione 2024. È lunga 4,51 metri e ha uno spazio nel bagagliaio di 615 litri e fa la differenza sulla Kia Sportage, la Hyundai Tucson e tutti gli altri SUV in questo segmento, che hanno tutti un bagagliaio sotto i 600 litri. Passiamo al segmento D, ovvero quello delle station wagon, e qui il primato ce l'ha a mani basse la Skoda Octavia, che è lunga 4,68 metri e ha un bagagliaio di 640 litri, con tutte le macchine di Skoda che riescono a essere molto spaziose, perché anche la versione berlina dell'Octavia ha circa 600 litri di bagagliaio e questa Octavia si esalta nel segmento D, che risulta essere più di 100 litri più spaziosa rispetto ai competitor, che possono essere la BMW serie 3, la Peugeot 508 SV e la Volvo V60. La supera soltanto la Volkswagen Passat Variant, che è lunga 4,77 metri. Ma arriviamo alla conclusione del video: qual è l'auto più spaziosa in vendita in questo momento? Stiamo parlando del segmento D SUV. L'auto più spaziosa in assoluto e anche l'unica al 100% elettrica è la Tesla Model Y, che è la più grande con i suoi 4,75 metri di lunghezza e ha un bagagliaio di 600 litri. E uno potrebbe pensare, ok, ma la Skoda Octavia Wagon ha un bagagliaio di 640 litri, quindi la batte. Non proprio, perché la Tesla Model Y ha anche un vano all'anteriore, il che gli permette di arrivare a un totale di 600 al posteriore più 117 all'anteriore di 717 litri. E non a caso questa Tesla Model Y è il modello di auto più venduto in Europa, sia per la sua comodità di utilizzo, perché è una macchina con cui puoi far davvero un viaggio, portarti dietro tutta casa senza avere problemi, ha interni molto spaziosi e comodi, il che permette di portare tante persone a bordo, quindi è l'ideale per una famiglia. Gli interni sono molto minimal e anche molto digitali, il software di Tesla, ne abbiamo parlato anche qui sul canale, è molto bello da utilizzare, oltre che essere molto pratico e facile nel suo utilizzo. Il prezzo per un'auto così è alto, perché parte dai 47.000 euro per la versione base, però comunque è stato il modello più scelto dagli europei quest'anno, essendo il più venduto, e in più risulta comunque un'auto molto spaziosa, quindi comoda al suo utilizzo. Ve lo aspettavate? Io sinceramente me l'aspettavo che questa Model Y potesse eccellere nella sua categoria e anche come spazio interno. D'altronde i due vani, uno all'anteriore e uno al posteriore, fanno la differenza. Però comunque non era così scontato. Scrivetemi nei commenti quale auto comprereste tra queste che ho elencato e se anche per voi lo spazio a bordo è un punto fondamentale per l'acquisto della macchina. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Ah, e non dimenticatevi di scrivermi nei commenti se volete vedere altre top 10 o dei video dove dico delle auto che sono le migliori nella loro categoria o per un aspetto in particolare. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche, così non vi perdete nessun contenuto che esce qui sul canale. Vi ringrazio di cuore di tutto il supporto, qui da Lastra tutto, ci vediamo a un prossimo video.